colleghi della Maddalena, è un problema solo che troviamo, è la sorveglianza, perché abbiamo fatto dei seguiti scientifici sulla biomassa dei pesci, dalle zone A, delle zone B delle due riserve, in Corsica e in Sardegna, e vediamo che quando c'è la sorveglianza abbiamo un tot di biomassa, quando non c'è sorveglianza abbiamo 6 volte di meno di biomassa nelle stesse zone delle coppie di biomassa. Dunque la sorveglianza per me è la cosa primordiale. Nei parchi nazionali in montagna, l'Italia ha un corpo, il corpo forestale che agisce. A mare avete molti corpi, carabiniero, dogana, e non mi ricordo neanche più, però non è colpa loro, è che non sono formati per la natura. Dunque, guarda, adesso lasciamo rispondere da... Si deve essere formati per la natura, e poi dopo può darsi. Capitano di Vascello del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, dottor Pietro Lopez. Prego, venga qua. Buongiorno. Allora, io Comando Generale, Capitano di Vascello Pestesi, mi occupo del controllo della pesca. Sono responsabile del Centro di Controllo Nazionale Pesca. Sono stato già tirato in ballo dalla dottoressa. Quindi da un certo punto di vista, ecco, noi siamo così, parola ai controllori, noi siamo i controllori, quindi in qualche modo abbiamo molto a cuore tutte le problematiche di tipo ambientale che interessano le nostre coste. Abbiamo dei rapporti ovviamente molto interessanti, molto proficui con il Ministero dell'Ambiente, per il quale soprattutto abbiamo dei mezzi dedicati che svolgono servizio di vigilanza delle aree marine protette, forniti in sostanza, cioè lo sforzo finanziario viene fatto in definitiva dal Ministero dell'Ambiente, noi ci mettiamo il nostro personale che svolge, durante soprattutto il periodo estivo ovviamente, una sorveglianza diuturna, giornaliera ovviamente compresi festivi, di almeno 8 ore al giorno. Continua nelle nostre aree marine protette di giurisdizione. Ciò ovviamente non toglie che in caso di necessità, e sono tanti i casi di necessità, comunque noi interveniamo a chiamata per altre questioni. Per quanto riguarda la questione di vigilanza, è vero, ha ragione la dottoressa, è un po' anche quello che l'Unione Europea in senso lato non capisce molto bene, cioè i tanti organi di vigilanza in mare. In mare ci siamo noi, io rappresento la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, che è un corpo della Marina Militare. Ah, poi mi piacerebbe sapere, ma questi coccole moto d'acqua da Genova, la Polizia, credo che sia, la Polizia di Stato, sì. Ecco, e niente, quindi ecco, insomma, siamo tanti, siamo noi, Guardia Costiera, c'è ovviamente Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, qualche mezzo di vigili urbani, addirittura Polizia Municipale, alcuni comuni, agenti di custodia. Però ecco, le assicuro che il nostro personale che fa attività di vigilanza delle aree marine protette è formato, sarà molto più. Non hanno il tempo di farlo, io vedo la Maddalena, bisognerebbe. Questo forse sì, però magari io sono molto per la programmazione, io come l'ho dovuto, stavo facendo prima di venire qua, facevo mente locale, io ho lavorato in Sardegna, a Olbia, quindi alla mia protetta di Tavolara, capo poco da cavallo, l'ho vista nascere, insomma nel 97, poi ho lavorato a Roma, qui a Fiumicino, quindi Tor Paterno, quella piccola area soltanto marina, molto bella, particolare. E poi ultimamente il più interessante che c'è tutto il resto è stato il mio comando a Castellammare di Stabia, che ho avuto l'area marina protetta di Punta Campanella, ho sentito che il professor Russo ne parlava, e le assicuro che comunque, insomma, a prescindere tutto il resto, se vogliamo ecco, ridurre la discussione a quello che è l'impegno di oggi, cioè la pesca in apnea da parte dei pescatori e sportivi, comunque inquadrati in organizzazioni quali PIPSAS e comunque organizzazioni del genere, è la cosa che a noi preoccupa di meno, devo dire, perché sono conoscendo le persone, a parte conoscendo, insomma adesso relativamente stiamo lavorando con i vertici PIPSAS per cercare di rendere le cose ancora più semplici, ancora più logiche, più
punto di vista. Voglio dire che non è un problema, non è della pesca, voglio dire, sportiva in apnea condotta dalla FIPSA, se comunque dagli sportivi, da chissà cosa fare, da chi conosce le regole. Il nostro rapporto con voi è proficuo, continuo. Il problema è il resto, il problema veramente è quello dei bracconieri del mare, insomma, vengono chiamati. Quindi in Alemania protetta, per esempio, in Punta Capanella, il nostro problema è il distruttore delle pareti per i datteri, il datterale. E le assicuro che è un'attività che ci impegna, ci ha impegnato tantissimo. Quindi il problema del contrasto della pesca al datteri di mare è veramente molto complicato, lo facciamo continuamente, lo stiamo continuando a fare. È un'attività che, non dico che sia gestita, ma in qualche modo ha dei grandi riflessi con la criminalità organizzata locale. È una pesca molto, una raccolta molto redditizia, molto distruttiva. Abbiamo fatto tante operazioni, sia a mare, vi assicuro che a mare è molto complicato, non è semplice andare a prendere il atterrato a mare, è molto più semplice a terra. Sono operazioni che abbiamo fatto spesso insieme alla Guardia di Finanza, spesso insieme ai Carabinieri. Abbiamo ottenuto una vittoria di Pirro, devo dire, almeno quando ero il comandante Castellammare di Stabia, nel senso che dalla nostra zona, soprattutto area marina protetta, ma anche zona inizio della costiera sorrentina, di Quequenza, eccetera, poi alla fine nel periodo alla fine andarono via, non c'erano più, però andarono da altre parti, sapevamo che insomma, e quindi i colleghi iniziavano una lotta che non avevamo appena finito. Forse si deve cominciare a parlare di una cultura del mare a livello di scuole, però comunque un'attività come quella della quale stiamo occupando adesso, della pesca del pesce spada, derivanti, è un'attività illegale, redditizia. Lei dice giustamente in una giornata fanno, voglio dire, 1500 euro senza eccessivo sforzo, e col dato forse si sforzano un po' di più, ovviamente, insomma è molto pericoloso, però è comunque molto redditizio, perché la domanda è tanta e la nostra presenza, pur essendo continua, pur essendo diurna, di notte, in ogni caso io facevo uscire di notte le motovedette adibite al soccorso quando c'erano chiamate sui laterali, quindi prendendo il rischio, perché una volta che c'era una motovedetta adibita al soccorso magari poteva essere che dopo 2 ore c'era un soccorso vero, però per fortuna è andata bene, forse veramente osando, insomma, si è avuto quella fortuna che in certi casi non si ha. Comunque, tutto ciò premesso, sto dicendo una cosa importante, a noi è quello che a noi dà molto fastidio e molto, molto premesso, sono i pescatori appunto abusivi, e non soltanto, anzi direi pochissimo i pescatori subacquei nelle aree protette. E niente, ci ho premesso, io per dire la mia personalmente, so perfettamente quindi che nelle aree protette, ma nemmeno in zona C si può pescare in apnea, può essere praticata la pesca subacquea in apnea. Vorrei, per quello che mi riguarda, per le mie conoscenze, spezzare comunque una lancia a favore di tale tipo di pesca, quantomeno una sorta di ridefinizione di questo tipo, con limiti, con autorizzazioni e limiti che al momento non ci sono. Prendo per esempio spunto da quello che ha detto dottoressa, si parla di un certo numero di prese, e quindi ovviamente questo si scontra con, deve essere visto questo in sinergia con gli operatori di questo tipo di pesca, però lo vedo piuttosto praticabile. Niente, una cosa che io invito, ecco, volevo invitare tutti quanti, quando c'è qualche problema, qualche segnalazione da fare, di rivolgersi al nostro numero verde, che è un numero molto semplice, 1530, è un nome gratuito con il quale risponde dai cellulari, risponde alla centrale operativa di Roma del Comando Generale, che poi smista la chiamata all'autorità marittima periferica, mentre invece da un qualunque telefono, diciamo così, fisso, risponde alla Carabinieri di giurisdizione. Noi siamo sempre presenti a ogni minimo livello, quindi in caso di necessità possiamo intervenire con un brevissimo preavviso. Le nostre motovedette, a parte questioni, diciamo così, di programmazione estiva, sono comunque disponibili sempre 24 ore su 24 al momento. Quindi da parte nostra io assicuro, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il corpo, ogni disponibilità ad intervenire sempre comunque nel momento. Grazie.